conosciuta, sono Laura Rolle, mi occupo qui in particolare di trend e scenari futuri di consumo nel turismo e non solo, e questo è l'aspetto che andremo a vedere. È interessante è che dallo scorso anno, dopo diversi anni che ci vedevamo, forse con diverse persone, vedo il visi, per appuntamenti a volte più focalizzati sul consumatore, a volte più sulle destinazioni, a volte più sul lusso, a volte più sul benessere, dallo scorso anno invece è stato, diciamo così, messo a sistema il discorso sui trend. E come saprete, forse alcuni di voi hanno già scaricato lo scorso anno l'Industry Vision, dallo scorso anno IEG propone un Industry Vision che all'interno ha tanti contenuti, tra cui anche questo pezzo delle tendenze. Se vi interessa poi andarvelo a scaricare, come lo scorso anno lo trovate sull'home page del sito TTG, c'è proprio il download del white paper. Quest'anno è il secondo anno dell'Industry Vision, secondo anno dei trend, e vi faccio questa premessa perché vi dico come abbiamo un appuntamento un po' lungo, vi dico come si organizza. Nella prima parte dirò due cose per spiegare che differenza c'è tra i trend che vi presenterò e diversi tipi di trend o, diciamo così, previsioni, classificazioni degli atteggiamenti dei consumatori che potete trovare in fiera. È molto importante capirlo perché altrimenti non si comprende il tipo di informazione che andiamo a dare oggi. Io andrei avanti, se no... Ok. Allora, la seconda parte invece riguarda i 5 trend e, come vi dicevo, essendo il secondo anno, dedicherò un po' di tempo, ed è il motivo per cui c'è questa conferenza introduttiva, a spiegare l'evoluzione, cioè dall'anno scorso, che è stato il primo anno in cui abbiamo messo il sistema i trend, a quest'anno, cosa sta succedendo. Perché quest'anno è un anno particolare. È il motivo per cui ho anche steso l'invito a realtà che non sono strettamente collegate al mercato. Ci troviamo in un anno molto particolare dove si aprono in maniera più evidente nuovi scenari, nuovi paradigmi di consumo. È proprio un cambio sostanziale rispetto a tutto quello che abbiamo visto e vissuto gli scorsi anni. Convivono in questo momento, ve ne renderete conto e ve ne rendete conto poi con gli esempi, le logiche che da più di 10 anni hanno guidato il mercato, esattamente sono iniziate intorno al 2006, 2007, 2008, e che erano dominate dal valore dell'autenticità in tutte le salse, potremmo dire. Le ultime modalità con cui l'abbiamo visto, pensate ai titoli dei giornali, degli articoli, riguardano la naturalità, che ci è stata, diciamo, sdoganata in tutti i modi in questi anni, l'iperpersonalizzazione, cioè la personalizzazione, perché cosa c'entra con l'autenticità? Perché se è una cosa solo mia, allora è vera, autentica. Pensate a tutto il tema del vero, no? Questo è vero perché lo dice il cliente, perché è la testimonianza vera di chi c'è stato, e l'unicità perché è l'esclusività, che poi si lega anche al lusso. Noi abbiamo fatto, diciamo, un po' un bagno di questi valori e sono ancora in auge, non è che li buttiamo via. Ecco, la cosa che bisogna iniziare immediatamente a capire è che in realtà i trend, al di là delle classifiche che possiamo sentite, vi dà fastidio, è troppo vicino, va bene, perché io ho questo rumore di sottofondo della musica che mi disturba e non riesco a capire com'è. Dicevo, questi, i trend non è che spariscono e l'anno dopo ce ne danno altri 5, quelli dell'anno prima non esistono più. Dobbiamo anche fare delle distinzioni che faremo. In realtà il vero trend, i trend nel senso dell'andamento, del movimento di consumo, ha una gittata lunga, si muove negli anni e il valore resta lo stesso, ma cambiano le forme. Vuol dire che cambiano che cosa? È un po' dire le frequenze. E sembra incredibile, però cambiano le parole che dobbiamo usare.
se io dico autentico funziona, se dico tipico è una cosa vecchia, se dico unico funziona, se dico iperpersonalizzato è fantastico, perché è proprio una cosa che è tagliata su di me, solo mia. Questo esiste, rimane ancora, ma dicevo un anno particolare perché quest'anno iniziano i primi segnali, ma evidenti, perché noi li stiamo già osservando da 2 o 3 anni in maniera molto forte, ma quest'anno li possiamo presentare, i primi segnali forti di un cambio radicale di paradigma. Ci stiamo avviando a nuovi modelli di consumo che privilegiano la contaminazione. Pensate che l'autentico, una delle caratteristiche dell'autentico, delle forme dell'autentico, è la purezza. Solo questo, solo quello. No, ve lo ricordate, no? È solo acqua. Adesso vedrete che non sarà solo acqua, ma sarà acqua con, addizionata con, acqua con, quindi la contaminazione. L'altro termine magico verso il quale ci avviamo è la trasformazione. Mentre l'autentico è qualcosa che resta tale, è originario, invece ci, quindi è un essere, adesso siamo, ci avviamo verso un mondo che valorizzerà il divenire. Un altro termine importante è la rottura. Rompere gli schemi, rompere le abitudini, rompere i modelli mentali. La finzione, quindi dopo un bagno di verità, il limite tra vero e finto, tra apparire e essere, cade. La surrealtà e l'iperrealtà, quindi se cade quel limite, allora abbiamo tutti i dispositivi tecnologici che portano a una realtà aumentata, l'iperreale, ma anche al surreale, diciamo capovolgere le logiche. Ecco perché il titolo, il fil rouge di questo anno è stato Beyond the Limits, perché proprio oltre i limiti della logica, oltre i limiti dei confini classici delle merceologie, oltre i limiti del sé, l'estensione tecnologica di un sé aumentato, di un sé potenziato. Per capire come lavoriamo sui trend, se no vedete questa qua ci fa vedere tante immagini, poi hanno scritto poco, serve a niente perché non ci ha detto se il nostro cliente prenoterà, fuori salone, dove ha messo una specie di baracchino con, sembravano prodotti taroccati della Diesel, e poi alla fine dell'evento ha detto che invece erano veri. Ha fatto uno scherzo ai clienti, a chi andava al fuori salone, e ha venduto a 10 euro, 20 euro, 30 euro jeans che normalmente ne costano il quadruplo, no? E alla fine ha detto, ma no, scherzavano, siete riusciti a capire che era uno scherzo? Ecco il gioco, la finzione, il trasformarsi. Allora, queste cose
ne ho messe tre, ma ne potrei mettere molte di più, insieme a articoli di giornale, insieme a eventi, mostre, poesie, romanzi, tutto ciò che accade, prodotti che escono ovviamente, li elaboriamo, li studiamo costantemente, perché dai prodotti, dalle comunicazioni ci muoviamo per definire dei temi e dei modelli di consumo. Quindi non diremo che va un prodotto, va una cosa, ma cercheremo di darvi come restituzione dei modelli di consumo, le logiche che li governano e che quindi, quindi necessariamente durano di più, perché le logiche non cambiano continuamente, come fosse una grammatica, un modo con cui noi pensiamo la realtà, e questa cosa ci arriva attraverso, adesso qui non voglio fare tutta la spiegazione, ma un sistema molto complesso di significati che ci vengono passati da tutto ciò che abbiamo intorno. Ma la cosa più interessante è che noi cerchiamo di individuare dei macro trend, cioè dei valori profondi che durano nel tempo. È chiaro che è molto interessante poi poterli aggiornare. Cosa vuol dire? Il macro trend resta, ma i modelli pian piano evolvono, e quindi tutti gli anni quando veniamo qua difficilmente raccontiamo cose radicalmente diverse, ma raccontiamo quello che noi chiamiamo il movimento di consumo, che è molto più interessante dell'etichetta. L'etichetta dobbiamo metterla perché ci serve per capirci, ma è molto più interessante, se parliamo di strategia per un'azienda, capire il movimento. Se devo fare tattica faccio una cosa diversa, dirò che il trend è il car sharing per esempio. Ma se io vi dicessi che il car sharing o il mobile, il traffico su mobile aumenta, vi sto dando un'informazione momentanea che è data da dati già esistenti che mi dicono, registrando l'incremento, che la situazione è questa. Quando io vi dico il trend e aumentano le prenotazioni da mobile, vi sto leggendo un numero e dico che ragionevolmente l'andamento è quello. Noi facciamo cose completamente diverse, prendiamo cose apparentemente differenti, lontane, e diciamo cos'è che unisce queste cose, per cui esce un articolo, inizia un prodotto turistico, cos'è che le governa? Che rispondono al trend, e quindi poi da lì un contrattivo per fare un ragionamento generale. Sapete che si parlava di qualità, no? Per anni, anni e anni, si parlava di economia della qualità. Poi proprio qui, per anni, ormai è quasi 20 anni che vengo al TTG, ho sentito parlare di economia dell'esperienza. Qua, esperienza di là, esperienza di su, esperienza di giù. E quando il mercato delle esperienze è saturo, l'avete visto cosa è successo, fa la differenza l'economia dell'autenticità, cioè iniziamo a segmentare, diciamo, diventano importanti e attraenti le esperienze autentiche. Siamo entrati nella fase che dicevamo prima, l'economia dell'autenticità. E adesso oggi quello che faremo è cercare di capire
perché ci stiamo lasciando alle spalle l'economia dell'autenticità, quale sarà, oddio, come meccanico, mi sembrava che si lasci tutto troppo liscio, ci stiamo lasciando alle spalle l'economia dell'autenticità, che ripeto, non vuol dire chiudo la saracinesca e apro un'altra, ma c'è questa commissione, ecco perché oggi quest'anno è un anno molto interessante, perché bisogna gestire il passato, siamo ancora figli di quei discorsi, no? Dell'autenticità, ma dobbiamo già guardare a quello che sarà. Pensate che l'autenticità, noi nell'autenticità abbiamo individuato 4 modelli, che qui non sto a indicarvi, però per parlare di modelli di consumo, che sono state le 4 strategie che hanno governato il mercato negli ultimi 10 anni. I deep trend, quindi, sono trend che durano nel tempo, si trasformano e soprattutto sono movimenti che servono a conoscere il senso del mercato. Io mi fermo molto sulle parole, poi grazie Alessio perché si fa semiotica. No, la parola senso vuol dire significato, ma vuol dire anche direzione. Direzione. E una cosa verso la quale si muove un cliente, un consumatore, anche se si dice che non si chiama di così, io lo chiamo. Si orienta il cliente, si orienta perché si muove verso, va verso, se una cosa non mi interessa, io non mi muovo. Muoversi vuol dire orientarsi e guarda caso è sinonimo di significato. E questo ci serve a governare le strategie. Vi faccio subito un esempio. Un signore che è molto bravo a... Bene, però adesso fa questa cosa qua, che è tutta un'altra faccenda, proprio perché ha capito benissimo che l'economia dell'autenticità resta, non è che ha chiuso Italy, ma bisogna già intercettare nuovi movimenti di consumo. Non vi spaventate, ve l'ho messo solo perché questo lo trovate sul white paper che potete scaricare, vi spiega proprio i passaggi dai trend dell'anno scorso ai trend di quest'anno. Sono 5, noi presentiamo sempre 5 trend qua al TTG, che sono 5 movimenti e 5 modelli e diciamo sempre che sono in realtà proprio dei driver strategici. Noi dividiamo i trend in common, middle e top. I trend common sono quelli più diffusi, quelli che voi già vedete, ma che sono ancora interessanti perché possono generare dei risultati, e sono trend, diciamo, che hanno una durata più limitata perché appunto sono già diffusi. I trend common, middle, sono quelli più difficili, sono quelli meno definiti, più interessanti. Pensate che un trend middle magari lo osserviamo per 5-6 anni, e dopo 2-3 anni è capace che si inabissa, sembra sparito, esaurito, e poi riemerge in foto, oppure può esplodere l'anno dopo. Il top, che è quello più interessante perché è quello legato alla previsione, all'innovazione, sono i trend, non che sono, ci stupiscono e facciamo, diciamo, l'effetto wow, come si può dire, ma sono i trend che sono più interessanti perché sono quelli che dureranno di più e che quindi nel tempo avranno un breve schema. L'abbiamo fatto perché forse alcuni l'anno scorso non hanno avuto occasione di seguire, di vedere il white paper, di scaricare il white paper. Io lo scorso anno non sono potuta venire a fare la conferenza, però c'era da scaricare tutto il materiale. È ancora online e visto che, come vi dicevo, non si buttano le cose, se vi interessa quest'area vi consiglio di...
oggi che quest'anno è diventato switch off. Bieppi, che era l'altro trend middle, e si è trasformato solo come orientamento, è diventato chance to change. E fun and magic, che l'anno scorso era il nostro top trend, si è talmente ampliato ed evoluto che l'abbiamo separato in due modelli di consumo. Uno l'abbiamo chiamato play the game e l'altro Wonderland, proprio per indicare l'aspetto fantastico. Allora, in private, le parole, abbiamo messo alcune parole che funzionano, che saranno le parole più ricorrenti, rimane l'unicità, perché se lo porta dietro da feel unique, adesso vedremo perché, ma diventa subito molto forte il tema della privacy, del privato, del personale, che non è solo personalizzazione, è un'altra cosa, del segreto, e qui metterei una sottolineatura, il tema del segreto sarà sempre più importante, e ovviamente rimane, non mi posso avvicinare di qua, mi spiace per loro, non è che privilegi, però ogni volta va in contatto con l'esclusività. Ecco, qui vedete la schematizzazione, avevamo questi due trend lo scorso anno e abbiamo scelto quest'anno, ovviamente il nostro osservatorio è molto articolato, però diciamo per il turismo e per questo settore, che poi ripeto non sono solo trend per il turismo ma sono trasversali perché il nostro è un osservatorio congiunturale, abbiamo scelto di evidenziare la forma che ha preso il trend feel unique ed easy way congiungendosi in private. Cos'è successo? Noi l'anno scorso dicevamo, e ripeto se qualcuno per motivi di prodotto aziendale è interessato a quest'area, lavoravamo molto sul semplificare la vita delle persone, il termine era questo, dove portavamo una serie di esempi infiniti su come la semplificazione sta agendo in termini di sistema, cioè passando dal prodotto al sistema. E questo resta, cioè attualissimo, quindi andate ancora, non lo ripetiamo perché dobbiamo dire le cose nuove, ma rimane ancora molto valido. E ovviamente le tecnologie giocano la parte del leone perché sono aiutanti magici che permettono di rispondere a esigenze sempre più atomizzate di consumatori che vogliono di volta in volta avere prodotti iperpersonalizzati ed esclusivi, anche se nella realtà esclusivi non sono, ma li vogliono sentire, ecco perché feel unique, vogliono sentirli solo per sé. In private, che è il nuovo trend di quest'anno, mantiene queste caratteristiche, cioè l'iperservizio e l'iperpersonalizzazione sui segmenti, soprattutto più di lusso, ma vuole soprattutto sottolineare l'importanza dello spazio e del tempo riservato al cliente o al cliente una stretta cerchia di persone. Ricordate il segreto, la stretta cerchia diventa importante. Allora, ho fatto vedere perché apriamo col turismo, no? E ovviamente qui ci viene subito in mente l'esclusività, ma è il discorso proprio della privacy, cioè sono isolato, non c'è nessuno. Questo per esempio, e adesso cercherò di prendere anche i miei appunti perché non ricordo tutto a memoria, tutti i nomi diciamo, cercherò di andare, è una sorta di supermarket mobile, poi i nomi dovrei andarmeli a leggere tutti perché non me li ricordo, qualcuno sì, qualcuno no, che porta a domicilio la spesa, quindi mantiene dei easy way, però ha già il tuo profilo, memorizza quello che ti interessa e soprattutto è un servizio privato, personale, proprio perché ti arriva a casa. Cosa sta cambiando quindi? Allora, la condivisione, il co-working, co-housing, co-co-co resta. Ma attenzione, emerge sempre di più l'esigenza di avere degli spazi privati e personali, quindi co-dividing, connessi ma separati per ritrovare l'intimità e definire individualmente i tempi della privacy e della socialità.
questo è molto interessante. Adesso ognuno di questi trend viene poi, oggi facciamo una carrellata, ma abbiamo due conferenze, una oggi pomeriggio sui top trend, una domani sui middle trend e una dopodomani sui common, dove noi entreremo nel dettaglio soprattutto per il turismo, questo è più in generale. Però la cosa interessante è che pensate agli alberghi, alle aree comuni, ai ristoranti, ai mezzi di trasporto, cosa vuol dire tutto questo? Ecco, questo è un casco che serve a rimanere, diciamo, connessi, perché ha tutti i vari collegamenti, ma mi consente in qualche modo di crearmi una sorta di bolla personale dove non sono disturbato da nessuno. Quindi sono magari in uno spazio di lavoro condiviso, ma cerco in qualche modo la mia bolla di privacy. Questa è una capsule per dormire all'interno degli aeroporti, è un prototipo che, come dire, ce ne sono tante, però questa è la caratteristica. È dotata di sedie che si trasformano in letto, wifi gratuito, purificatori d'aria, prese di corrente, deposito bagagli, schermi collegabili con le informazioni provenienti dall'esterno, se vuoi, se no li disconnetti. La capsule del sonno non è un concetto nuovo, ovviamente, ma AirPod si distingue dalle capsule hotel in quanto è un vero e proprio pod indipendente ed è stato concepito per massimizzare il comfort per chi transita nei terminal degli aeroporti. È simile al Go Sleep di Helsinki, per spiegarci, ma ancora di più separato. Diventa dunque sempre più importante il servizio privato e soprattutto la scelta del gruppo con il quale condividere informazioni, esperienze, eccetera. Attenzione, nuove famiglie, gruppi ristretti di amici, community private o addirittura segrete. Questo è un tema importante perché in un mondo che finora ha vissuto social, dove tutti dicevano tutto e poi non so se tu vivi proprio come vivo io e abbiamo qualcosa da condividere, iniziano a organizzarsi dei gruppi privati, iniziano a definirsi dei raggruppamenti, a volte addirittura segreti. Quindi è un bel cambiamento che o si subisce o si gestisce, nel senso che ci sono delle belle opportunità, questo in tutti i settori. Quindi l'idea che ci sia un confine e che ci sia un limite al di qua e al di là del limite, tu sei dentro la comunità, accedi a questo livello di informazione, non accedi, vuol dire anche che c'è un tema di identità, ci assomigliamo, se tu mi mandi qualcosa io lo ascolto perché so che tu hai gli stessi valori miei, io abbiamo le stesse esperienze, gli stessi interessi e quindi ci si tratta di ristrutturare tutta una serie di pensieri che abbiamo fatto finora, dove il primo che andava a mangiare in un ristorante, in un albergo, riceve la sua opinione, poi non sappiamo come mangia, come è abituato, che qualità del cibo, per lui cos'è la qualità, no? Questo per esempio è un camerino privato all'interno di uno dei negozi Kiko di Milano, dove è possibile, non solo c'è un computer che ti prepara il rossetto secondo le tue personali esigenze, quindi abbiamo l'iperpersonalizzazione, il feel unique dello scorso anno, ma si può addirittura affittare per sessioni con le amiche di trucco, di prova, dove io non vado lì e mi siedo e mentre c'è gente che non ho mai visto, ma mi dedico un momento, uno spazio, una zona solo per me, e questo sta aumentando sempre di più, per esempio nell'abbigliamento, creare dei salotti privati dove io con le amiche o io da solo, uomo d'affari, vado e con tutta calma mi posso provare il mio abbigliamento, non soltanto più nelle sartorie di lusso, ma sta diventando un'abitudine. Queste sono invece delle zone montate su aeroporti piuttosto che luoghi di passaggio, dove delle sorte di cabine, le vecchie tipo cabine del telefono, ma non sono cabine del telefono, dove abbiamo un vero e proprio tipo di
piccola zona, piccolo ufficio, no? Tutte le connessioni, tutte le possibilità di rimanere assolutamente in silenzio, perché sono completamente isolato dai rumori esterni. Questo è molto interessante, perché sapete che il silenzio è un tema molto importante, ne parleremo col trend successivo. Quindi vengo completamente isolato e ho uno spazio di lavoro tranquillo, pur essendo connesso e pur potendo a mia discrezione sentire o meno le informazioni, per esempio, di quello che avviene in aeroporto. Quindi cosa cercherà il consumatore? Perché poi è questo. I brand hanno ormai capito che il rapporto personale col cliente è importante, ma potremmo dire che non basta più. Oggi l'unicità e l'esclusività diventano ricerca di privacy. Quando vengo da te non voglio essere in mezzo ad altre 580 persone. Voglio che ci sia uno spazio dedicato a me. Il mio tempo è prezioso e quando vengo quel tempo deve essere preservato. Questo è un ostello in Giappone con le varie stanze, una specie di campeggio coperto con le varie stanze e spazi comuni. Questo è invece a New York un autobus con stanze separate, piccole, tipo cuccette private. In quest'epoca di visibilità totale costante, fate attenzione che la privacy anche a livello medio, possiamo dire, non stiamo parlando più solo di nicchie di lusso, perché lo sappiamo che chi si muove sulle nicchie di livello molto alto, di investimento, spesso ha questo tipo di trattamento. Noi quando parliamo di trend parliamo di uno spostamento, soprattutto di common trend, di uno spostamento di questo atteggiamento su larga scala. Ovviamente è un po' come dire che il pronto moda scimmiotta le griff, ci siamo? Quindi è chiaro che i modelli, le modalità con cui sul mass market o comunque sul mercato più ampio io devo trasferire l'idea di privacy avrà le sue logiche per ogni settore, per ogni azienda, ma l'indicazione è questa. Guardate che la privacy, che una volta era un lusso di pochi, sta diventando e diventerà sempre di più una richiesta dei clienti. Ritorna la voglia di riservatezza e di intimità. Si diffonde sempre più l'esigenza di spazi privati, le meeting box o private room, servizi per pochi, puoi venire solo se hai l'invito. E pensate che soprattutto a Londra, che ha fatto a scuola su questo, stanno tornando in auge i club privati. Vecchio stile, diciamo. Queste sono di nuovo delle stanze trasparenti, quindi visibili, non c'è una separazione visiva, ma c'è una separazione fisica e uditiva dall'esterno. Questo è sono spazi di co-working solo dedicati alle donne, ce ne sono diversi negli Stati Uniti. Questo è appunto un club londinese. Questa è un'isola addirittura riservata solo al target femminile. Qui sono le varie, diciamo, suite in aereo, che ovviamente su un pubblico di lusso l'aspetto della privacy è molto evidente. E passiamo all'altro, che è New Ecology e Switch Off. New Ecology era il trend dello scorso anno, guardavo l'ora per non correre, e invece Switch Off è il trend di quest'anno. Cos'è cambiato? Silenzio, disconnessione, ritrovarsi, queste erano un po', silenzio e disconnessione erano un po' le cose dello scorso anno, crestano, ritrovarsi, un altro tema importante, ma le parole più interessanti sono lontananza, isolarsi e sparizione. Vorrei mettere la sottolineatura su sparizione, come di là ho detto segreto. Questo è il movimento dall'anno scorso a quest'anno. Allora, lo scorso anno parlavamo di new ecology, perché nuova ecologia, per sottolineare che non è l'ecologia solo verde, il verde verticale, città dense, l'ecosostenibilità. Soprattutto per il turismo direi che l'attenzione all'ambiente non fa
più la differenza, è quasi data per scontata, o almeno il cliente se lo aspetta, più si va su in Europa più il cliente se lo aspetta, tra l'altro. Quindi poi uno di lì può avere un gradiente da 0 a 100, però c'è ormai un minimo sindacale per cui l'attenzione all'ambiente è parte del prodotto. L'anno scorso con New Ecology dicevamo che però l'attenzione si spostava anche lì. Sembra scontato, ma se avete interesse a questo tema per le vostre strategie andatevi a leggere il white paper dello scorso anno che è molto dettagliato su questo. L'attenzione si sposta a altri tipi di inquinamento, più sottili e meno visibili, come le onde elettromagnetiche. Lo scorso anno facevamo vedere dei dispositivi che misurano l'impatto e la quantità di onde elettromagnetiche addirittura nei vari ambienti, e saranno presto disponibili per tutti come gli orologi. Ma l'inquinamento acustico, sentite solo che fastidio tremendo, no? Ma noi siamo costantemente bombardati e stressati, ormai i medici lo dicono, gli scienziati lo dicono, soprattutto i bambini, tutti questi bambini iperattivi, da un inquinamento acustico come una pallina da ping pong che ci rimbalza nel cervello, questi rumori costanti che abbiamo, molto dello stress che abbiamo non è solo per lo smartphone, ma è per questo costante inquinamento acustico e visivo. Il fatto di andare nella natura non è solo perché siamo nel verde e respiriamo, perché non vediamo tutte le insegne e le cose che ci arrivano costantemente e siamo continuamente proiettati con gli occhi verso fuori, affaticandoci tantissimo. Questo vedete come ecologia, perché ecologia, inquinamento è questo, non è solo l'aria che respiriamo, le polvere sottili, è inquinamento che impatta sull'ambiente in cui viviamo, cioè quanto lo riempiamo, quanto lo affatichiamo, ed è anche al confine col benessere. Ve lo dico perché lo scorso anno iniziavamo a segnalare la convergenza tra ecologia e benessere. L'ecologia si amplia e si evolve, e proprio in questo spostamento molto atomizzato delle persone diventa un'idea di benessere globale, un progetto personale di cura di sé in senso ampio. Lo scandisco perché è una cosa che poi passa così, ah sì, vabbè, il benessere globale, no, vuol dire che tutto quello che ci arriva è nutrimento per noi, e quindi, per esempio, tutto il fenomeno del veganesimo biologico, eccetera, che faceva parte di quell'autenticità, di quella purezza, di quella naturalità di cui dicevamo prima, per esempio non si preoccupano di cosa ti arriva con gli occhi, le immagini, la vista, tutto ci nutre allo stesso modo. Quindi questa consapevolezza sta emergendo, più o meno con questa consapevolezza, ma stanno iniziando queste cose, tant'è vero che quando in una sessione dedicata al nostro osservatorio, dedicata al benessere, parlavamo nel turismo dei livelli di evoluzione del benessere e del come cambia il concetto di benessere, già 4 anni fa, parlavamo di quanto ci dovevamo preparare al fatto che le spa all'interno di un hotel non fossero più rappresentative di un servizio di benessere. Perché avere una spa dentro un albergo e poi vivere in un albergo, nel resto dell'albergo, esattamente come tutti gli altri, mangiare qualunque cosa normale, senza nessuna attenzione, con un progetto, non essere assolutamente collegati all'ambiente che c'è esterno, non è più una proposta di benessere, è una proposta di relax. Perché il benessere va in una direzione completamente diversa. Si aprono così le porte a nuovi modelli di consumo che abbiamo definito off. Vie di fuga per rigenerarsi andando oltre il digital detox. Allora, oltre il digital detox. L'abbiamo capito, lo sapevamo già 4 anni fa che iniziava a essere un po' massiccio questo discorso dello smartphone. Ma non è lì solo il tema. Il tema è un progetto di scollegamento da tutta una serie di altre cose. Ieri ci ho messo circa 40 minuti a spiegarlo a un giornalista che voleva sapere bene questa cosa, quindi
se ci sono dei dubbi alzate anche subito la mano, perché secondo me è interessante parlarne all'istante. Parlavamo di questo l'anno scorso. Cioè dell'importanza di vedere un cielo stellato, del turismo, se vogliamo, dell'inquinamento visivo, dei luoghi bui. Quest'anno parliamo di questo. Cioè parliamo del fatto che io scelgo di prendermi delle pause. Scelgo di prendermi delle pause dalla vita quotidiana, dalla vita di relazione, dalla vita sociale. Mi prendo delle pause da me stesso, dal me sociale che deve continuamente essere always on. Noi siamo chiamati a esserci, a essere accesi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in qualche modo, e abbiamo un sovraccarico di stimoli sensoriali ed emotivi enorme. Vorremmo andare in vacanza da tutti questi stimoli. Il lato off della vita vuol dire essere, imparare a fermarsi, a prendere delle pause, dare spazio alla non azione. Guardate che questo è un tema importantissimo. Non faccio nulla. Una società che riprende il valore del non agire, potremmo aprire qui il tema del fatto che tutto questo si sta preparando al fatto che forse lavoreremo meno, che le macchine entreranno di più, che dobbiamo gestire più tempo personale, ma sarebbe una lettura molto più ampia che mi piacerebbe, perché a me diverte, faccio questo nella vita, ma non è il momento. Sicuramente questo non è un caso. Questo è un tema importante, la non azione, potendo spegnersi o meglio ancora sparire. Per un attimo io sparisco. Quando stavo lavorando a queste cose, stavo mettendo giù la presentazione, io insegno anche all'Università del Design, allo IAD, e un giorno esco da scuola e avevo uno studente che usciva, una studentessa che usciva e l'aspettava probabilmente un fidanzato, un amico, e ho telefonato i miei collaboratori perché mi ha veramente colpito sta cosa, perché questo trend lascia sempre tutti un po' interdetti. E avevo questi due ragazzi che camminavano davanti a me, e a un certo punto questo ragazzo era un metro davanti a me, ho dovuto per forza sentire cosa diceva. Dice: sai cos'è, io sono molto contento del mio lavoro a Barcellona, sono stato anche fortunato perché mi sono laureato l'anno scorso e faccio un lavoro che mi piace e anche ben pagato, però non so come dirti, ho proprio bisogno di prendere una pausa, ma non una pausa di vacanza, una pausa dal mondo. E io ho detto: perché non l'ho registrato? Perché è interessantissimo, una pausa dal mondo. Forse noi che abbiamo un'altra età ci sembra strano, ma invece le nuove generazioni probabilmente saranno i più sensibili a questo aspetto. Adesso non vorrei entrare nel merito, magari ne parleremo quando faremo la conferenza specifica sui common trend, ma per il turismo, per esempio, vuol dire pensare anche a tempi di vacanza differenti. Ma non solo, cioè non solo la rotazione della settimana, che ormai è fuori dalla cognizione di come sta diventando la realtà, ma anche negli altri settori. Vuol dire proprio immaginare un cliente che ha questa esigenza, che sviluppa e risponde al mio brand, al mio prodotto, anche tenendo conto di questo. Ecco, questa è un'immagine un po' simpatica, però questo sarà in vendita, è una specie di cuffia che ci isola e che serve per il riposo, anche negli aeroporti, se vedete gente così non vi preoccupate, vuol dire che il trend funziona. Questo Popperest è uno startup che è londinese, che addirittura mette in contatto persone che vogliono fare un riposino e case che mettono a disposizione stanze private nei dintorni, quindi sono geolocalizzate, per andare a fare un riposino al pomeriggio. Ora può piacerci o non piacerci, però il fatto che ci sia già una startup che funziona, che offre le stanze per fare il riposino
la siesta pomeridiana, un po' come fosse un Airbnb in piccolo della siesta, è interessante, cioè almeno io ritengo che debba comunque essere preso in considerazione. Questo è Copenaghen, se qualcuno è andato l'ha visto, stanno facendo degli isolotti con del legno locale, fatti proprio perché la gente, siamo già in una città che è poco stressante, ma comunque perché la gente si possa prendere uno spazio per isolarsi, per sganciarsi, staccarsi. Quindi l'idea è proprio quella di potersi prendere una pausa e anche fisicamente segnare questo distacco. Questo è un bar che è nato a New York, un produttore di materassi ha creato anche per far provare i suoi materiali. I bar stanno diffondendosi in maniera esponenziale, Giappone, America, ovunque, e sono appunto luoghi dove le persone vanno per riposarsi. Ora, non aprirei il tema del sonno, che comunque è molto interessante per chi fa accoglienza turistica, e anche perché il sonno di per sé, perché sta diventando un tema molto interessante, perché per noi il sonno era tempo, non dico tempo perso, ma un tempo. Invece, come vedete, la valorizzazione del sonno come non solo un momento per ricaricarsi, ma come lato off della vita, cioè c'è un lato on e un lato off, la zona d'ombra, che è anche la zona dove entriamo in una dimensione onirica. Lo vedremo perché nel top trend la dimensione onirica e la dimensione magica saranno molto interessanti. Come vedete, i trend sono anche messi in sequenza perché vedete che sono collegati. Questo è un altro nabbar. Spegnere i riflettori sociali sul sé, sul nostro personaggio pubblico ed il suo fardello di ruoli, aspettative, impegni. Guardate, mi siedo per dire questa cosa. Questa cosa qua è interessantissima, meriterebbe di stare qua un quarto d'ora, 20 minuti solo a parlare di questo, perché noi abbiamo profilato i nostri clienti prima come clienti del nostro prodotto, poi ci hanno detto che dovevamo profilarli come individui, no? Io 18 anni fa, la prima conferenza che ho fatto qua, si chiamava turista consumatore, ero venuta a dire, ma sapete, io lavoro in tanti settori, sono un po' stupita che siete gli unici che chiamate il vostro cliente turista. È un consumatore, ci avete mai pensato? Lo pensate sempre solo quando compra il vostro prodotto e invece dovreste pensarlo come individuo che fa tante cose, perché se voi lo pensate come individuo che fa tante cose e che usa lo smartphone e che va a comprare al supermercato, vi aprireste un milione di possibilità, che è quello che stiamo facendo, perché noi guardiamo cosa fanno anche gli altri, perché ci esiste la proprietà transitiva. Io imparo un modello da una parte e me lo aspetto dall'altra, il primo che lo fa ha vinto. Se io faccio così nel fashion, nella cosmesi, nel food, ma perché non dovrei trovare lo stesso servizio, lo stesso sistema, la stessa logica nel turismo? Io non mi sento turista, mi sento un individuo, un cliente. Allora, nel momento in cui io dico questa cosa, vuol dire che io non sono solo Laura Rolle, ma sono un milione di persone. Sono la mamma e voglio mettere on solo l'aspetto mamma, voglio mettere on solo l'aspetto professoressa. E se voi collegate quello che vi ho detto prima, cioè in private, avrò dei circuiti che sono tutti differenti a seconda del lato on che è attivo. Uno, nessuno, 100.000, direbbe qualcuno, è proprio nel divenire. Allora vuol dire che il mio cliente potenzialmente 10 clienti. Questa cosetta che sembra, ma sì, uno si vuole riposare, no, apre tutta una rivoluzione fondamentale. Staccare la spina per ripulirsi dall'iperstimolazione, non solo tech, vi prego, non parlate solo del digital detox, e potersi rigenerare, sembra essere questo il bisogno sempre più diffuso. Se io ti faccio spegnere lo smartphone, ma poi il prodotto che ti disegno non è un prodotto che va in questa direzione, parliamo un linguaggio che andava bene 3 anni fa ma oggi non va più bene. Le persone sceglieranno brand e prodotti che
offriranno occasioni per disconnettersi non solo dai supporti tecnologici, ma più in generale dalla quotidianità frenetica, affollata e rumorosa, che non lascia spazio a una dimensione intima e riservata. Questo sarà preziosissimo. Guardate, in semiotica noi parliamo di oggetto di valore, che vuol dire che è la cosa a cui tiene molto qualcuno. Di solito è l'eroe che ha un oggetto di valore, combatte il drago, va? Perché deve conquistarlo, ma perché lui è un oggetto di valore, non effettivo ma soggettivo. Quando noi lavoriamo sui trend, lavoriamo sugli oggetti di valore, cioè cerchiamo di dirvi, guardate che questa cosa raccontata così ha valore. Quindi la gente si orienterà, senso del mercato, direzione del movimento, verso queste cose. Il giochino è tutto nel costruire oggetti di valore. La cosa, la buona notizia è che si possono costruire. In ogni modo, ciascuno cercherà di ritagliarsi una propria bolla spazio-temporale per prendere respiro, e lo dico qui a chi si occupa di prodotti turistici, lontano da tutti e da tutto, lontano da tutti e da tutto. Nel white paper c'è anche tutta una spiegazione. Questo sono delle casette che vengono disperse e spostate in Belgio. Queste casette vengono collocate anche in varie zone, portate con l'elicottero, addirittura ai limiti, proprio dove uno possa esperire l'isolamento. Passiamo ai trend middle. Come vi dicevo, sono i più complessi perché sono i meno definiti. L'anno scorso parlavamo di BEP, è stata durissima perché parlavamo di felicità, difficilissimo, la ricerca della felicità. E come la definivamo? La ricerca di ritrovare delle parti di sé nascoste. Io sono un avvocato, ma vorrei fare il ballerino di tango argentino da tutta la vita. Sono un farmacista, ma mi piace dipingere, non ho mai avuto il coraggio perché mi hanno detto sempre che non ero creativo. Allora, la vacanza è soprattutto una ricerca di una felicità, cioè di dare sfogo e spazio alla ricerca di questi lati, liberare i lati del sé. Questa liberazione diventa ancora più potente con Chance to Change, perché è libertà di cambiare, trasformarsi, potenziare le proprie capacità. Ecco anche la novità: da una parte liberare è il tema cruciale, l'altro è potenziare le proprie capacità, superare i limiti del sé. Vi ricordate che abbiamo detto che quest'anno chiamiamo Beyond the Limits, perché siamo oltre i limiti. Questo è il movimento, vediamo di nuovo, vi dicevo, BEP era la ricerca della felicità intesa come desiderio di trovare occasioni per dar voce a una parte di sé nascosta, nutrire il sé più profondo con incontri ed esperienze significative. Lo scorso anno lo spiegavamo perché siamo in una realtà fortemente tecnologica e incredibilmente in questo momento in cui sembra che tutti siamo, come dire, scollegati da noi stessi, invece rileviamo questa esigenza di andare a toccare quelle parti, possiamo dire, più creative che ancora le macchine per poco tempo non riusciranno in cui riusciranno a sostituirci. Nel 2019, vi dicevo all'inizio, nella prima slide, la parola d'ordine è trasformazione, chance to change lo esprime molto bene. Si cercano brand e prodotti che offrano occasioni di ispirazione. Attenzione, non basta più avere il prodotto giusto, di qualità, metterci intorno l'esperienza, perché in un mercato che si sta saturando sempre di più, non basta più l'esperienza, non basta più l'esperienza autentica, l'abbiamo visto all'inizio. Cosa ci vuole? Ci vuole ispirazione. Cioè io ti chiedo di darmi altro, oltre, ecco, oltre ciò che è strettamente legato al tuo prodotto. Stimoli che mi possano nutrire, mi possano dare contenuti al di là di ciò che è strettamente legato al prodotto che tu mi offri. Impegnativo, eh? L'importante è uscire dai ruoli precostituiti socialmente per trovare il vero sé e tirare fuori il meglio. Tirare fuori il meglio, il famoso potenziamento.
Non va più avanti? Mi devo preoccupare? Non va più avanti? Mi devo preoccupare? Ah, ok. Fai partire tu? Sperando che funzioni. Dovrebbe essere un video, se non funziona abbiamo avuto già... Conoscete questo? Conoscete? La fate. Ma questa conferenza si può risentire? Non lo so. Deve chiedere là. Deve chiedere a loro. Se parte, se no. Se avete bisogno di un po' di tempo, piuttosto vado avanti e poi. Allora, il video che avremmo dovuto vedere, speriamo di vedere dopo perché è interessante. ASICS Blackout Track, una pista che ASICS ha ideato per allenare la mente e la concentrazione al buio, senza linee di traguardo. In occasione, scusate, faccio fatichissima, non riesco più a parlare. Una volta facevamo queste conferenze nelle sale ed era un po' più facile, qua è faticoso per tutti, diventa dispersivo, però è anche bello perché così la gente che passa può... Ve la sintetizzo perché volevo leggervi, ma praticamente è fatto per allenare la concentrazione e i muscoli contemporaneamente, attraverso addirittura un progetto seguito da un medico, no? Il dottor, il professor Samuele Marcora dell'Università del Kent. Ah, ecco, è andato. Va? Fai partire. The blackout track has been designed to make running more difficult for the mind. You will not see much of the track, so they'll have to rely on their own perception of time and distance. The limit is in the mind rather than in the body. Ok, torniamo. Sì, torna pure alla presentazione. Vado avanti io? Perché non mi fa andare avanti, quindi ti chiedo di... Spero non si sia scaricato il... È già andato, puoi andare la slide dopo. Ok, allora dicevo, il video che avete visto è di questo programma dell'ASICS che serve non tanto, come avete detto, sono le menti più forti, lavora non tanto sul muscolo, sulla performance legata solo al tecnicismo della scarpa, ma sull'idea che c'è un allenamento alla concentrazione, quindi alla capacità intellettuale, potremmo dire, no? Il powerness, cioè il potenziamento delle nostre capacità, sia attraverso l'allenamento, sia attraverso prodotti che ci vengono proposti con addizione di elementi, vitamine, cose del genere. Pensate alla pubblicità della Kellogg's, che non so se c'è, ce l'abbiamo, no, non ce l'abbiamo. Vi faccio notare questo, se avete una curiosità, per vedere proprio la cosa elementare. Voi andate su YouTube, cercate l'ultima pubblicità della Kellogg's e poi di solito sotto vi fanno venire la pubblicità dell'anno prima o dell'anno prima ancora. Voi guardatevi le due o tre pubblicità. Allora, qualche anno fa vi dicevano naturale, naturale, solo cereali, eccetera. Poi hanno iniziato lo scorso anno a parlare di felicità, cioè in qualche modo che ti fa star bene, che sei felice,
Quest'anno, se la vedete, vi dicono che aumenta le performance. Interessantissimo, no? Quindi vediamo proprio l'evoluzione. Sono ovviamente aziende che già lavorano molto in anticipo su queste sensibilità e le applicano immediatamente. Su cosa? Le applicano sulla comunicazione. Questo mi serve per dirvi che i trend che stiamo vedendo agiscono su due livelli. Quando facciamo le giornate, proprio anche con TTG formative, abbiamo una giornata per lavorare sul trend, perché fatto in 5 minuti ognuno coglie un po' quello che vuole, ma è meglio che nulla, cioè una delle ispirazioni. Lavoriamo sul livello della comunicazione e sul livello del design del prodotto. Cosa vuol dire? Che io posso inventare un prodotto proprio come design, che vuol dire il tipo di proposta di servizio, l'albergo, l'abbinamento, la destinazione, il modello di business che risponde a questo trend, ma posso anche semplicemente adattare la comunicazione del mio prodotto. In molti casi, lo vedo da 18 anni, le comunicazioni riescono abbastanza ferme. Vi ho fatto questo esempio di Kellogg's perché i cereali sono quelli, avranno aggiunto qualche vitamina, ma l'oggetto di valore, il famoso oggetto di valore di cui parlavamo prima, cambia. Cioè loro lo costruiscono in maniera diversa. Prima era il cereale naturale, poi il cereale perché tu sei felice, stai bene, eccetera. Oggi è il cereale che ti dà più vitamine, che vedi lei che corre e che ha una performance fisica superiore. Questo lo fanno il 90% delle aziende che lavorano sui trend. Sanno benissimo che è una frequenza. In alcuni casi si cambia anche il prodotto. Allora cambio il cereale, cambio la cosa. Per carità. E chi fa seriamente questo lavoro inizia 5 anni prima. Quando lavoriamo su un prodotto di innovazione anche nel food si inizia 5 anni prima. Però questa cosa, perché come vi dicevo prima, i top trend che vi presento oggi, noi li guardiamo da 4-5 anni ovviamente, no? Allora poi con delle ricerche ad hoc si fanno poi questo tipo di proposte. Ma intanto è interessante, fate proprio questa prova, lo vedete subito. Perché ogni tanto qualcuno mi dice, ma noi sa l'albergo non è che lo possiamo rifare. Beh certo. Però potete raccontarlo in un altro modo, però le fotografie possono cambiare, però i testi possono essere differenti e il prodotto cambia, perché il prodotto non è solo un prodotto nel senso fisico. Io faccio sempre esempio ai miei studenti di design e dico, ditemi dove finisce il prodotto e dove inizia la comunicazione, vi sfido. Non esiste più oggi questa netta separazione, non è più l'etichetta, la comunicazione, che il fiocchetto che metto sopra il prodotto, non è più la locandina. La comunicazione è tutto, è già prodotto e comunicazione. Quindi nella prospettiva di un futuro cibernetico aumenta l'interesse verso la scoperta di sé, sia in una dimensione interiore, sia per quanto riguarda le proprie potenzialità fisiche e intellettuali, lo risottolineo. Siamo in un momento in cui ovviamente il mondo cyborg, tutto quello che è l'addizione di tecnologia anche al nostro corpo fisico sarà sempre più presente. Le macchine sono lì. Vi faccio solo questo esempio per farvi capire cosa ci arriva. Noi ormai sappiamo che ci sono un sacco di persone col microchip sotto pelle, sappiamo che da qualche anno ormai ci sono state le sfilate dove c'erano modelle che avevano delle protesi. La nostra società ha messo in prima serata un personaggio di grande carattere come Bebe Vio, che esprime una grande forza interiore, ma anche è la rappresentazione fisica della commissione tra naturale e artificiale. Noi siamo proprio in un momento dopo un bagno di naturalità, il famoso bagno di cui abbiamo parlato nella prima slide, ci stiamo avviando verso un mondo artificiale, dove il famoso artificiale che era in questi anni non lo potevamo neanche sentire, invece diventerà all'ordine del giorno, dove l'acqua non sarà solo più acqua, ma sarà acqua addizionata con qualcos'altro, ci andrà benissimo. Perché sarà l'acqua che fa bene a noi rispetto al nostro DNA, rispetto alla performance della giornata, rispetto se devo essere on per fare attività fisica o on per fare attività intellettuale, il famoso cliente multiplo.
Diverse aziende posizionano sempre di più i propri prodotti e servizi non solo come oggetti facilitatori di esperienze, quello lo sappiamo, l'abbiamo introiettato, è entrato nel prodotto, ma come elementi essenziali per la creazione di un sé migliorato e amplificato. Il prolungamento fisico. Il brand è chiamato a essere un life coach. Il famoso Kellogg's finisce con il fatto che è il tuo coach. Questa è Apple. Apple organizza queste sessioni dove insegna a usare i programmi per la fotografia. Ma fate attenzione, l'azienda ha dato una direttiva ben precisa. Questi incontri non vengono fatti, o meglio, vengono fatti ovviamente perché devono spiegare il prodotto, è un'attività di marketing, ma la mission che è stata data alle persone è stata quella di, per esempio per il programma fotografia, di portare fuori la gente, di andare in giro a vedere le cose reali per fotografarle. Quindi l'idea è sganciarli dall'aspetto tecnologico, cioè l'aspetto tecnologico diventa un mezzo per potenziare il tuo talento nella fotografia, nella pittura, riconquistare dei talenti nascosti, il famoso BIP dell'anno scorso, e poi lo puoi potenziare con la tecnologia. Questa è la cosa di prima. Questo è un libro che porto solo come esempio, cioè liberare la mente, ma soprattutto imparare a usarla potenziandone le qualità, le capacità, perché noi il cervello lo usiamo male, dice. Ai brand le persone chiederanno esperienze capaci di attivare un cambiamento, di stimolare la curiosità, di attivare ispirazione. Guardate che per il turismo è una grande sfida, eh? Sarà sempre più diffuso l'interesse per aziende capaci di proporre obiettivi e programmi. Vi farò vedere solo una slide rispetto al turismo, rispetto a questo, perché poi, come ho detto, ci sono gli appuntamenti specifici. Programmi, la parola magica è programma. Io devo avere un programma, tu devi essere il mio cliente non per un prodotto, ma per un programma. Perché io e te stiamo facendo un cammino insieme, un cammino, diciamo, evolutivo, un po' eccessivo, ma insomma un cammino. Un percorso di crescita, scoperta, di potenziamento delle proprie capacità, di superamento di un limite, la ricerca della felicità diventa libertà. E Jovanotti, che lo sa bene, ha fatto subito la canzone, no? La parola del momento è libertà, libertà di sperimentare, libertà di trasformarsi, liberi, liberi di essere qualcun altro, liberi di andare in vacanza e non dire neanche chi sono, di uscire dal mio ruolo sociale, se vogliamo collegarci alla cosa di prima, di andare in vacanza, spegnere il mio personaggio pubblico e accendere le mie qualità interiori. Questo è un esperimento che è stato fatto a Sydney con un distributore automatico di, diciamo così, come lo definisce, adesso me lo vado a vedere, ma intanto ve lo racconto, di, diciamo così, bisogni emozionali. Tu puoi prendere dei pacchetti, tu metti, compri un pacchetto dove ci può essere una poesia, un racconto, un'ispirazione, una riflessione, ed è proprio la città di Sydney che ha organizzato questo per il nutrimento psicologico dei cittadini. Ed è un esperimento, no? Però interessante dal nostro punto di vista. Spontaneità, ci sono degli spunti, delle riflessioni. Questo è appunto dell'acqua, perché l'acqua, noi in Italia siamo i più grandi consumatori d'acqua in bottiglia, abbiamo cose di tutti i tipi. È levissima, purissima e altissima, è diventata da purissima, diciamo, addizionatissima. E qui è interessante perché nel turismo, per esempio, inizia questa, un caso, sono questi terapisti artisti, quindi il benessere come terapia, e in particolare, per esempio, in questa masseria si usa la terapia della pizzica, e quindi tutto questo per ritrovare la felicità, la serenità e riequilibrare emozionalmente. Ci sono anche sessioni in cui si partecipa. Quindi non sei, tu sei la destinazione, guardate lo spostamento, non è tanto interessante dove vado, ma come ci vado, cosa mi cambia. Guardate che siamo alle origini del viaggio, perché una volta il viaggio era sempre un viaggio trasformativo, perché non c'era la low cost ed era un'avventura, dovevo uscire dalla mia comfort zone, e invece adesso ovviamente vado, voglio gli spaghetti, voglio, va benissimo, però si ritorna almeno in un'area a poter sfruttare magari il viaggio per veramente provare
a riscoprirsi. E Get Lost ovviamente propone questo, Black Tomato propone con Get Lost questa esperienza di tu scegli solo l'ambiente, foresta, deserto, mare, montagna, vieni portato lì e vivi questa esperienza di totale abbandono, diciamo, dove in qualche modo ti devi perdere per ritrovarti, no? Adesso non approfondisco il tema del turismo nello specifico, degli esempi che avremo un'ora solo dedicata al common trend, al middle trend, chance the change, quindi avremo un'ora per parlarne. La questione è interessante per tutto il mercato, perché vuol dire qualunque cosa io venda devo iniziare a organizzarmi per proporre ai miei clienti non più solo il prodotto, non più l'esperienza del prodotto, ma dei contenuti, dei programmi, dei progetti, un'idea che sia interessante, ispiratrice, a cui possano aderire. Un viaggio intorno al mondo di un anno con un progetto e programma benessere, per cui ho una serie di tappe dedicate al benessere, wellness trip di un anno, se non è programma questo, dal nostro punto di vista è proprio la messa, diciamo, a regime massimo l'esasperazione di questo tema, cioè io prenoto per un anno tutto un percorso che mi fa fare il giro del mondo andando a, in una logica di benessere, a nutrire, a sperimentare, a curare diversi aspetti del, mi prendo il mio famoso anno sabbatico ma legato al benessere. Gli ultimi due trend, che tra l'altro tratteremo poi subito dopo, che sono, nel senso che alle 13.30 c'è l'approfondimento di questo, so che voi probabilmente non ce la farete fisicamente, ma non importa, io ve lo dico, perché nel programma c'è il programma solo dedicato ai top trend, che sono Play the Game e Wonderland, e arrivano da Fun and Magic. L'anno scorso avevamo parlato di Fun and Magic, che era un grandissimo calderone, dove avevamo messo un po' tutti i segnali che arrivavano dal mercato e dal, diciamo, dalla società, dal sistema socioculturale che c'è intorno, e che ci davano già dei forti segnali rispetto al fatto che il divertimento, il gioco, l'ironia, ma anche la magia intesa più che altro come techno enjoyment, cioè il gioco, la realtà virtuale, fossero sempre più visibili. Quindi noi li stavamo già osservando da anni, pensate che la prima volta che abbiamo parlato di Techno Enjoyment era il 2008, ma li stavamo osservando da tempo, ma adesso diventavano interessanti da comunicare. E allora abbiamo iniziato a parlare di Fun and Magic, abbiamo ragionato molto se metterli insieme, ma dal nostro punto di vista lo scorso anno il gioco, la tecnologia, il divertimento erano ancora molto, c'era una commistione. E però quest'anno si è talmente affermato, è diventato talmente forte, che abbiamo deciso di separarlo e individuare i due movimenti. Il primo è Play the Game, è, diciamo, l'evoluzione dell'area fun, dell'area divertimento, che si evolve, si amplifica nel tema del gioco, nella sua accezione originaria. Attenzione, accezione originaria vuol dire che l'uomo è homo ludens, come ci diceva Huizinga, no? Quindi noi siamo, giochiamo, il gioco è nel DNA, nasciamo e da bambini giochiamo, e il gioco è un'attività che abbiamo forse dimenticato per i nostri figli, importantissima, invece di mettergli 280 impegni e nuoto e cartene, devono giocare, perché il gioco, esattamente come per i cuccioli degli animali, è il momento della sperimentazione. Facciamo finta che. Il filosofo francese Caillois distingue tre tipologie di gioco: l'agon, la gara. La gara può essere tra, ma anche con me stesso, l'abbiamo visto prima, no? Potenzio me stesso. Poi c'è la leia, mi sembra che sì, la leia, che sarebbe la fortuna. Quindi io, i giochi di fortuna, il gioco coi dadi. E poi c'è ovviamente mimicry, cioè quella che è aristotelicamente la mimesis. Facciamo finta che, tutti i giochi di rappresentazione. Ecco, in questi tre ambiti ci muoviamo sempre, cioè la fortuna, la gara, la contesa, oppure la finzione estremamente interessante. Wonderland è invece l'evoluzione del Magic, l'abbiamo chiamato volutamente Magic perché era un po' questi oggetti intelligenti che li tocchi, si illuminano, sembravano un po' magici.
E guardate, questa è l'area più interessante, non a caso per noi è l'estremo top della tendenza, perché la dimensione del fantastico, la ricerca del fantastico, delle dimensioni oniriche, delle altre dimensioni, il superamento dei limiti fisici e anche, diciamo, in alcuni casi esoterico, perché proprio rompe i confini tra reale e virtuale, tra realtà e finzione, che è un'altra cosa, perché non so più ciò che è vero e ciò che è. Così come tra naturale e artificiale, l'abbiamo detto prima, cioè il confine tra naturale e artificiale, e la prima slide avevamo detto è il momento della contaminazione, vuol dire che non è che dobbiamo scegliere, vivono, convivono, semplicemente i confini sono molto più labili. In questo collochiamo anche il tema, che qui è un tema, non è una tendenza, è un tema, forse qualcuno lo leggerete da qualche altra parte come tendenza, ma per noi è un tema, che abbiamo definito riedizione del passato, che non è vintage, non è neanche nostalgia, riedizione del passato, questo tema me l'ha suggerito mio studente, quindi è il merito suo. Vuol dire proprio che sto editando in maniera nuova il passato, e visto che non c'è più limite tra realtà e finzione, non c'è neanche più un limite tra passato e presente, quindi passato e presente possono convivere. Il tema del tempo è estremamente interessante su tutti i settori, lo vedremo in comunicazione, nella comunicazione di Gucci, lo vedremo in alcuni libri che sono stati fatti, lo vedremo in alcune installazioni, e sono, e anche nel gioco c'è. Cioè, allora vediamo i due temi, il primo è il gioco, gioco, enjoyment, sorpresa, attenzione, sorpresa, mi fermo perché è un tema molto usato, ti sorprenderà. Ecco, quando parliamo di sorpresa non parliamo delle solite pubblicità con la cosa che non ti aspetti, che ti sorprende, no, parliamo di sorpresa in senso proprio di straniamento, lo straniamento, l'ironia. L'ironia è importantissima. Guardate, quando le banche hanno iniziato a essere un po' ironiche, a scherzare, tutti dicevano che banca, che ballavano, sembrava, ah, questi sono pazzi. No, una volta le banche facevano, per anni hanno fatto sempre la stessa comunicazione, poi San Paolo, che banca, hanno iniziato a rompere lo schema tradizionale della comunicazione, almeno in televisione. Spesso siamo schiavi di modelli che pensiamo assolutamente intoccabili. L'evasione, ripeto, la libertà perché? Perché la libertà di giocare, giocare è un atto libero, se comandato non è più gioco. Siamo liberi di giocare. Allora, qui ci sarebbe il video, se riusciamo a farlo partire, se no non importa. Grazie. Diciamo che Swatch giocava in casa, gli veniva bene quel prodotto, però è interessante perché ovviamente possiamo andare solo avanti di una, perché poi mi si blocca dopo il video, non riesco ad andare avanti di una slide. Ecco, va benissimo, questa è un'installazione d'arte contemporanea dove si invitano i visitatori a lanciarsi questo mega ciambellone. Allora, qui non l'ho scritto sul testo, ma sul paper lo trovate, che è un po' il tema fondamentale, è che mentre i bambini li trattiamo da adulti, gli adulti tornano bambini. E quindi faremmo bene a trattare i bambini da bambini, ma teniamo conto che gli adulti in realtà si sempre di più cercano una dimensione infantile, cioè una dimensione di evasione di nuovo, un'altra modalità di evasione da questa realtà faticosa. Questo è, vi dico esattamente il nome, è un muro
che è collegato, prendo, a R Climbing Wall. È una parete per arrampicata indoor integrata con proiezioni in AR che consentono di raffigurare percorsi in cui cimentarsi. Alla parete si affianca un trampolino elastico che qua non si vede, che si chiama Valo Jump, corredato da uno schermo dove l'atleta viene proiettato in scenari di gioco dinamici ed accattivanti. Valo Climb è la prima piattaforma di gioco interattivo al mondo per le pareti di arrampicata. Questa tecnologia di gioco attiva chiunque, grandi e piccoli, a divertirsi e a fare sempre meglio. Anche qua c'è l'aspetto del miglioramento. Questa è un'installazione del fuorisalone. Vado un po' più veloce solo perché dopo avremo tempo di approfondirli e abbiamo poco tempo per chiudere. In una società quindi assetata di esperienze, il gioco in tutte le sue modalità diventa centrale: divertimento, scherzo, l'abbiamo visto con Diesel, ironia, ma anche mimesi, finzione. La dimensione infantile, gratuita e creativa, il gioco come atto di libertà che mai come oggi sembra avere così importanza. Quindi io gioco, nel momento in cui gioco mi libero. Scusate, la dimensione ludica entra nel linguaggio della moda, del design, del retail, si ritrova nella pubblicità e influenza ovviamente le strategie delle aziende per creare engagement. Questo è Lego, un'area interna al padiglione Lego. Questo è Black Box, è di nuovo un gioco interattivo. Adesso, visto che dopo entreremo nel dettaglio degli esempi, non mi soffermo. Comunque è un gioco dove tu puoi sperimentarti e superare alcuni livelli. Questo penso che lo conosciate, è questa applicazione dove vengono fatti dei quiz e tu vai avanti, se rispondi il quiz ha fatto dei numeri spaventosi. E questo è il primo gioco, vi dico anche come si chiama, scusate perché non lo ricordo a memoria il nome esatto, ve lo cerco, non me lo ricordo mai, niente, non lo ecco, no, non è questo. Comunque l'assistente vocale in questo caso gestisce il gioco. C'era anche un video, ma credo che non l'abbiamo caricato per problemi di tempi. Non riesco mai a ricordarmi il nome di questo. Scusate, però faccio ancora un tentativo, se no lascio perdere. Insomma, praticamente un gioco dove ci sono 20 città, l'assistente vocale gestisce questo gioco e fa delle domande ai partecipanti con l'obiettivo di fargli conoscere il luogo. In realtà quando si arriva, un partecipante arriva in questo luogo, lo dico perché è interessante per il turismo, incontra una sorta di abitante del luogo e l'assistente vocale, quindi che gestisce internamente il gioco, addirittura imita il tono di voce, di volta in volta assume le sembianze di questo abitante locale, da una parte portando in giro la persona che sta in quel momento giocando e dall'altra parte facendogli delle domande sul luogo con l'obiettivo di fargli conoscere, approfondire. Quindi c'è anche questo tema del gioco come modello educativo, cioè come occasione per conoscere meglio i luoghi, che viene molto è stato anche usato in Nuova Zelanda per la promozione territoriale, lo vedremo nella sessione ad hoc. Aumenta la ricerca di occasioni di svago e di evasione per trovare leggerezza d'animo. Scusate, le persone si orienteranno sempre di più verso le aziende che sapranno utilizzare una componente ludica nella relazione col cliente per far conoscere meglio i prodotti, i servizi e creare community. Ma sarà ancora più importante e ancora più necessario offrire intrattenimento e divertimento al di là della conoscenza dei prodotti. Cioè il gioco non è solo perché invento un gioco
perché così ti faccio conoscere meglio il mio prodotto, ma ti offro spazi di divertimento al di là del mio prodotto. Questo per esempio è Chanel, che ha fatto questa sala giochi stile anni 80, dove le persone si possono divertire. Ovviamente è tutta brandizzata, però non ha niente a che vedere, se non il fatto che ci sono, sapete, quelle macchine classiche dei Luna Park, si pescano, ecco, con quelle si pesca per esempio delle prove, degli omaggini, delle prove dei cosmetici. Però di fatto a tutti gli effetti è una sala giochi. Diesel, ve l'ho già detto, Hermès ha fatto addirittura un pop-up store, quindi un luogo temporaneo dove è tutto basato sul giochi di prestigio, quindi sull'intrattenimento dei visitatori, è ancora aperto, fino a fine anno lo trovate a Roma, in via Condotti, sui giochi di prestigio, riprende Houdini, vari grandi maghi del passato. E questo è un altro sistema simile a quello che abbiamo visto prima, ma in questo caso tu puoi correre con dei tuoi, col tuo avatar, con dei competitor. Questa è una pista per galleggiante, per fare acrobazie, e qui penso che lo riconoscerete, è il sistema, è una sorta di parco giochi Skyride che è messo su sulla nave da crociera Carnival, che gioca e anche a questi tubi per tuffarsi. Ovviamente nei parchi divertimenti e sulle navi da crociere questo tipo di intrattenimento viene abbastanza bene, perché sono luoghi chiusi. Ho inserito questo, e poi li vedremo nel dettaglio, gli esempi del turismo, ma ci tengo a specificare che il gioco non vuol dire metto un'altalena, metto un gioco, vuol dire, come dicevamo prima, entrare in una logica che in parte può essere aggiungo, addiziono, divertimento, dall'altra è proprio una logica di comunicazione, di relazione, che deve essere ludica. Arriviamo all'ultimo, Wonderland, nuove dimensioni, fantastico, straniamento, ribaltamento, surrealtà, rottura. E su questo abbiamo un piccolo video, poi due o tre slide e vi libero. Pezzo del film di Alice, e ci interessava soprattutto perché c'era anche il tema dello specchio, no? E quindi il passaggio. Ieri in stazione mi ha molto colpito una pubblicità veramente non meravigliosa, ma mi ha molto colpito la pubblicità delle Golia Herbal, mentre aspettavo il treno, dove c'era questo personaggio, questo signore che era in ascensore, poi prende una caramella e esce da questa sorta di sequoia gigante o albero gigante, si trova di fianco il picchio, poi rientra e si ritrova di nuovo nell'ascensore, no? Fatta male, ma è un po' la stessa situazione. Vi cito queste cose perché poi appena la tendenza si inizia, ovviamente la società macina questi modelli nella logica più semplice. Questa si chiama Anima,
ed è un'installazione Anima 2 in realtà, perché ne aveva fatta un'altra, di Nick Verstand nella collettiva Mind the Digital a Shenzhen. È una sfera che, ci sono diverse immagini, stimola effetti psichici in chi la guarda, infatti cambia colore, luce, sì. E vuole comunicare i vari passaggi di stati emotivi. Vado veloce, mi fanno segno. Questo è il primo concerto che è stato fatto, visto che dopo ci sarà la presentazione, dettaglierò i nomi, le cose. È stato fatto sott'acqua. Questo è interessante proprio perché, di nuovo, l'esperimentazione di un ambiente, di un luogo differente. Reale e vero non sono la stessa cosa e ce ne accorgeremo. Attenzione, reale e vero non sono la stessa cosa. Nulla sarà più reale della finzione. Nulla sarà più reale della finzione nei prossimi anni. L'artificiale, il trucco, ma guardate anche solo la cosmesi come comunica. Se andate a vedere la cosmesi come comunica, vedete quanto si mostra il trucco. Dopo anni e anni di trucco naturale che non si deve vedere, si mostra. L'illusione ottica, tutto il discorso del trompe-l'œil, tutto il discorso dei giochi optical, fino all'inganno sensoriale, il mascheramento. L'inganno sensoriale viene fatto anche addirittura ultimamente su dei prodotti food, che sembrano salati, poi sono dolci, poi li mangio, poi cambiano gusto. L'inganno sensoriale entreranno a far parte dell'immaginario collettivo e quindi del codice dei consumi, sia in termini di comunicazione, sia per quanto riguarda l'ideazione di nuovi prodotti. Nella moda, del design, nell'arte, nel mondo del lusso si ritrovano evocazioni surrealiste, pienissimo, ovunque. Il fantastico rompe la rigida razionalità, cadono i confini tra presente e passato, tra forma e funzione, lo dico per il designer. Questo è la Biennale, giochi ottici, ricreazioni, questo meraviglioso, lo fanno, sono un gruppo che lavora ormai da anni, Mori Building, Digital Art Museum, Team Lab, Borderless, e lavora a seconda delle persone, come entrano, come si relazionano, cambia completamente. Questo museo dove praticamente le opere d'arte invadono la sala, entrano borderless, entrano nei corridoi, non c'è più il confine. Sono solo evocazioni, questa è l'immagine iniziale, queste sono praticamente dei coni di luce dove cambiano le forme, i colori in funzione dell'emozione. Si dice si fotografa l'aura, si fa il selfie dell'aura. Crescerà l'interesse per i brand che sapranno offrire esperienze sorprendenti di straniamento, l'inaspettato, l'inusuale, il fantastico, la dimensione onirica e il mistero. Esperienze che rompono le convenzioni sociali, travalicano il limite della logica, nuove prospettive, nuovi mondi, gli opposti dialogano, le leggi della fisica si ribaltano, le categorie merceologiche sono un lontano ricordo, vorrei sottolinearlo. Ok, chiudiamo, questi sono altri esempi di surrealtà. Questa è un'installazione che c'è di un luogo, di un'ex miniera che è stata creata come luogo di attrazione in Romania. La ricreazione di una foresta tropicale, perché, e questo l'ho messo come chiusura, per non è un aereo, ma è un ristorante che è stato costruito con la forma di un aereo. Tu ti siedi, decidi dove andare, decidi il menù. Ti viene servito esattamente in una postazione come se fosse quella di un aereo, ma un ristorante a tutti gli effetti, e tu puoi poi goderti il tuo viaggio con un visore di realtà aumentata, e realtà virtuale. Ovviamente la domanda dell'interrogativo nessuno me la fa più, ci stiamo proprio avviando a un'economia che abbiamo definito proprio della ricreazione in tutti i sensi. E quindi benvenuti e in bocca al lupo. Questi sono gli altri appuntamenti se qualcuno avesse voglia di fermarsi. Vi ricordo, perché mi hanno detto ancora di ricordarvelo, che su TTG potete scaricare il white paper, non ci sono tutti gli esempi, c'è una sintesi, ma credo ci sia ancora quello dell'anno scorso e di quest'anno, sull'home page c'è proprio il tastino di download del white paper.